uno vuole vedersi una partita il venerdì e vede sto scempio. Dio santo, ma cosa sto vedendo io in queste partite dell'Italia? Quella serie che sta veramente morendo, tampoco si spacca. Ma ragazzi, tiriamo da sdraiato, no, che adesso rischiamo pure di andare per l'ennesima volta il mondiale. La seconda volta rischiamo di andare al mondiale. Non aspetta che la Bulgaria vinca contro la Svizzera e noi vince. Continuare nel nome, la Bulgaria, non sperare che vinca la Bulgaria, che è quello più forte giocava nello Spezia. Ragazzi, siamo statici, lenti, imprecisi, macchinosi, prevedibili siamo pure. Poi il calcio di rigore, c'è Jorginho, Jorginho, pallone no a Jorginho, ha tirato un rigore così di merda che batteva pure quello di Zazzai europei. Nel 2014, Jorginho, 2016, scusate, Jorginho, parlerò, però è da Gento anche, bongo io no a Jorginho, altro che parole d'oro. Ma poi avevi Berardi che era fresco, avevi Chiesa che era in partita, avevi Bonucci che è un rigorista, per parte Jorginho che nell'ultima partita con l'Italia ha sbagliato 3 rigori e contro e col Chelsea no, cioè c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non quadra. Col Chelsea segni in Champions League e con l'Italia non segni i rigori, c'è qualcosa che non va. O lo fai apposta, oppure hai l'ansia di battere, io lo batto di più, lo batte qualcun altro che ha più palle. Poi vabbè anche la sia comunque, perché Sommer nel secondo tempo ha preso una cosa che manco di come ha fatto, ti ho levato di insidia, lui con i piedi, para, a caso. Oggi Sobbe sembrava Oliver Hutto. Dettagli. Che c'è da dire? Siamo una squadra totalmente diversa da quest'estate. Siamo molto cambiati. Intermezzo è cambiato praticamente tutto. Io penso allora che l'Europeo quest'anno l'abbiamo vinto con molta fortuna. Perché uno che vince l'Europeo non deve giocare in questo modo contro la Svizzera. Contro la Svizzera. Che abbiamo avuto pure 3-0, vi ricordate? Abbiamo avuto 3-0 quella Svizzera lì. Senza Zizia che è poi è andata a fine di finale o ai quarti di finale contro la Spagna. Oggi sembrava un pari quella Svizzera che correva a destra, a sinistra, Wibber che fa il gol la domenica. Vabbè. Sono un po' deluso, amareggiato e molto. Quindi c'è molto illuso da questa Italia perché devo. Credevo, cioè speravo che dopo la Spagna ritornassimo a vincere oppure a giocare a calcio, invece Donnarumma poi all'ultimo ha fatto una cosa, Donnarumma all'ultimo, mamma mia che ora che ha fatto all'ultimo Donnarumma, cioè ma poi fai queste cose all'ultimo minuto e ti allunghi la palla con 3 uomini vicini alla zizza, meno male che poi è stato Bonucci che ha salvato, ma Insigne oggi bocciato, irriconoscibile. Belotti per non averlo, Raspadori, Scamacca, Belotti, Immobile, Kin, questi cinque tutti insieme abbiamo fatto non neanche panchina, tribuna nel 2006 con Totti nel Piero e Romaria, abbiamo fatto tribuna, pure Elena Nari, siamo i titolari in quest'Italia a posto di sti cinque morti che abbiamo in attacco, abbiamo un attaccante, giochiamo sempre senza attaccante, ma tutto diciamo con il falso 9, con Chiesa attaccante. Ha risolto tutto, ma Belotti non segna, quello non segna, quell'altro non segna, c'è un cazzo di problema qui d'attacco, problema di attacco. Poi oggi Barella ha spento, ha fatto sì qualche spuntata qui e lì a corso, ma oggi spento, ma si sta perché è sempre titolare, sarà l'Inter in Italia. Locatelli, una pippa, Jorginho mi ha detto altro che poi loro, bongo io loro, Di Lorenzo parte in gol. Anche io non capisco cosa vede Mancini Lorenzo e non vede Unai Biar che è in forma o D'Ambrosio, faccio un esempio, vede sempre su Di Lorenzo, quali speciali non lo so. Detto ciò, vi saluto. Azzardatevi per andare ai mondiali, che facciamo la rivolta stile Green Pass in piazza, perché se andiamo ai mondiali quest'anno c'è da ridere e c'è anche da piangere. Ragazzi, forza Italia, forza Inter anche.